Siamo in partenza, a Milano c'è un tempo stranissimo, veramente molto strano. Allora, vi volevo dare una notizia molto importante. Il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l'ansia, preoccupatissima, che suda, anche se non si fa la foto. Cioè, poi funziona, spero che funzioni, però cioè, è reale vaccinarsi anche senza scattare una foto. La verità, mi sono proprio dimenticata, non ci ho proprio pensato, non era una mia necessità scattarmi una foto in quel momento, anche se ci ho pensato una stronza di un'amica che in quel momento era lì insieme a me perché abbiamo prenotato insieme e tra l'altro foto anche abbastanza imbarazzante, però io non ci ho pensato, cioè io ero preoccupata, avevo l'ansia, io invidio le persone che vanno lì bellissime, raggianti. Cioè, io no, io ero preoccupatissima perché non vi nascondo la mia ansia nel fare questa cosa. Stavo comunque, ma qualsiasi tipo di vaccino a me crea spavento e angoscia e ansia a partire da questo presupposto. Mi fa spavento un farmaco, figuriamoci un vaccino che mi sto iniettando poi con la puntura, oddio, sì, sono così. E quindi mi sono scordata di fare questa foto, però vi giuro, mi sono vaccinata. Nessun motivo di mentire, anzi, tra l'altro non sono stata neanche bene, mi hanno fatto anche una flebo lì per lì, dovrei avere anche qualche segnettino da qualche parte ancora. Però vabbè, ogni persona sapete che reagisce in maniera diversa. Non, un po' d'ansia io la comprendo perché ce l'ho avuta io per prima, la paura comprendo tutto, però è una cosa che dobbiamo fare, dobbiamo farla per bloccare questo virus impazzito che continua a modificarsi e a disturbare la nostra libertà. Sì, dobbiamo cantare, però Cesare, io ti giuro, ce l'ho messa tutta, cioè ce l'ho messa tutta. Questo per dirvi che ogni persona reagisce in modo diverso e di non farvi spaventare da nessun tipo di racconto di esperienza e soprattutto per far capire a dei Novax o a della gente fuori di testa che sostiene che io mento in merito alla mia vaccinazione, che non ho nessun motivo di mentire, ho solo l'esigenza di essere un buon esempio, motivo per il quale ve lo mostro e ve lo racconto. E secondo me chi si vaccina è un buon esempio. Tutto qua. Adesso sto benissimo, sto rimanendo un po' pelata, ho perso qualche capello di troppo.